Mi compro lo Sherpa, io vaffa, chiappa tutti, 1.800.000. Garage, sala giochi, comprato, basta. Metti che poi spengo la play, cavolo, lo perdo, devo rifare il colpo per sbloccarlo, cioè no. Va fino a 11.052 giri, porca vaccombola. Qua dietro è ok. Dai, raga, spettacolo. Tutta la barra sopra! È come quello nella realtà! No. Mi fa... Maro, Vai che indietro. figata! Entriamo allo Santos Custom, ragazzi. Abbiamo armature. Abbiamo i freni da gara. Abbiamo i paraurti anteriore. Cosa abbiamo? La barra, il metallo. Barra colore 2. Possiamo giocarcela con i colori. Vabbè, proviamo a giocarcela con i colori. Motori, ce lo spariamo a livello 4. Marmitte! Ah, ma sono queste! Marmitta sinistra, doppia, sinistra così angolata, doppia angolata, angolata colore 1, stile camion, top. Dettagli colore 1, angolata verso il basso, anche sta giù. No. Stile camion tutta la vita, colore 1. Parafanghi, colore 2. In plastica neri, ok, che sono tutti questi. Coi fari, colore 2 coi fari. In plastica neri coi fari. Colore 1 fari, colore 2 fari alternative. Colore 1 fari alternativi. No, mettiamocelo colore 2 fari alternativi. Griglie, cosa abbiamo? Coi ganci, questo singolo. Colargano i ganci con il pannello aperto. Vabbè che lo Sherpa originale davanti c'è proprio il coso. Tu entri da davanti, lì c'è il coso che lo butta giù. Così è esagerato, raga. Questo aperto ci sta. Clacson, luci, livrea. Cosa abbiamo? Mimetica di base. Abbiamo quella zancudo, aerografata, tricolore, anni 90. Questa guerriglia da strada. Poi abbiamo mia, questa è bellissima anche. Questa 31. Porca vacca, raga, questo è bellissimo, il fratello urbano anche. Questa qua tutta digitale piccola. Queste mimetica, questa da caccia, raga, è la sua. Questa da caccia. Questa qui, questa così anche, questa così e questa e poi questa con i soldi. Vabbè, poi ci mettiamo i tettucci. Cosa abbiamo? La rastrelliera, questa qua tutta mimetica, rastrelliera grande, colore 2. Proviamo a fare così, raga, col colore 2. Pannelli, colore 2. Ah, così in plastica neri o in carbonio. No, vabbè, ma i pannelli sopra così fanno schifo, a mio avviso. Portapacchi, dove lo metti? Il kit da scavo, laterale passeggero, la tanica d'olio, due taniche di benza, no, di olio, di benza e la tanica singola di benzina. No, vabbè, raga. Se c'era la combo taniche d'olio così e la pala era spettacolare. Perché qui abbiamo la scaletta, che se metto questo la scaletta si interrompe e fa un po' schifo da vedere. Il kit da scavo tutto qua, raga, chi se ne frega. Pannelli laterali. Con la presa d'aria. Colore 1, pannello destro. Bello, cavolo. Allora, questo ce lo facciamo così particolare. Trasmissione. Turbo. Le ruote, i finestrini. Cosa possiamo fare? Tutti neri, ok. Vabbè, sono solo quelli là. E questi qua dietro. Vabbè, non si vedeva niente. Vediamo le ruote. Come modifica pneumatici? Ma non posso mettere altre gomme? Ma dai! Ma cos'è sta roba? Vabbè, non ci voglio credere. Non posso modificare le gomme? Il colore secondario qual è che è? I ganci. Il gancio di. Madonna, che figo, che figo. Non male così, raga. Arancione con le cose che si vedono ugualmente con la livrea dentro. Con i ganci neri. Top. Questo mi piace un botto. E così abbiamo la livrea anche là. Questo mi piace parecchio. Con il portapacchi sopra ci può stare. Sì, secondo me ci può stare questo. Cromato, se no c'è rosso.
Cioè rosa. Così rosa, raga. Se no anche un bel giallognolo così, racing montano, verde lime. Io lo voglio fare tigre. Tigre così, raga, spacca un botto. C'è nulla da fare. Ah, lo standard era così. E noi ci abbiamo messo questi. Sapete che non me ne ero reso conto? O se no tutto così, ma tutto così è un po' troppo. Così è sbrega un botto, raga. Perché è vero, sinistro e destro. Non avevo fatto caso a sta cosa. E siamo prontissimi con lo Sherp tigrato. Top. Esagerato. E ora verso le paludi a testare tutto quanto. La targa nemmeno l'abbiamo cambiata. Che schifo. Vabbè, dai, facciamo i 61, 64 a stecca. Prima facevamo i 50. Sì, cioè io ci ho messo 47.000 di turbo, trasmissione, motore per fare 10 km/h in più. Ed eccoci arrivati, raga. Porta zancudo. Andiamo, droppiamoci così. Senza pudore. Qui è veramente profonda. Sì, non curva. Oddio. Oddio, raga, ma che roba! Andiamo nel mare aperto. Qua non tocchiamo, eh. Verso l'infinito e oltre. Ma che roba! Non ci Tanta roba. credo. È spettacolare! Ma Praticamente le ruote fanno muovere. sì, La anche nella palanca. realtà questo qui è devastante. I migliori soldi spesi in assoluto. Ma te vuoi mettere una visuale decente gioco? Così, ferma. No, i faretti laterali sono finti! Non ci credo! Che delusione! Se ci arriva uno in canoa a fianco ci su. Oh, vuole fare gara quello? Oh, Ciccio, quanto costa la tua barca? Facciamo un quarto di miglio? Proviamo a speronarlo. Uè, panzuto! Non va avanti? Nella realtà questo veicolo, raga, si chiama Sherp. Sherp. Va veramente ovunque, è un anfibio devastante. Voglio fare una gara malata con questo veicolo. Cioè, tu sei qui, in macchina, normale. Easy. Dai, dai, dai. Sì. È veramente inarrestabile sto mezzo. Ancora il GT. Basta. E vabbè, spettacolo. Best mezzo ever proprio.